Eccoci qui con Tonon, prepartita, Gabetti, Goodyear. Non è un testa coda, è un coda coda. Siete tutte e due ultime in classifica. Cosa hai da dirci, Tonon, prima di questa partita? Buonasera, Travis, innanzitutto, come sempre, è sempre bello vederla. Allora, ragazzi, qui, cioè, ragazzi, io vorrei raccontare questa storia perché dalla scorsa giornata abbiamo visto quello che è successo. Quindi, un prepartita, poi una disastrosa gara e non eravamo per niente pronti. Gabetti, come sempre, sapete che è una società che è quotata in borsa, quindi il nostro presidente gentilmente, come vedete sono anche abbronzato, ci ha portato a Portofino a fare un ritiro e lo ringraziamo. Ci siamo preparati in questo weekend, ci ha dato la settimana nella quale potevamo non pensare al fatturato e potevamo pensare alla gara. Ora vedremo quindi il campo cosa dirà. Quindi diciamo che a Portofino, più che divertirvi e andare in giro a far la bella vita, vi siete concentrati su questa partita che è di vitale importanza per evitare ulteriori figure brutte. Esattamente, anche perché comunque è una partita contro i White Devils di qua, dobbiamo assolutamente portare a casa un minimo risultato. E quindi noi siamo sicuri che dopo questa tua grandissima intervista, alla fine della partita ci sarai tu qui, perché sarai stato il migliore in campo dei tuoi. Questo lo devi dire tu. È un augurio. Grazie. Bocca al lupo. Grazie, come sempre. Eccoci collegati per l'ultima gara di giornata. Si affrontano Goodyear e Gabetti, le ultime della classe, entrambe a quota 0 punti. Goodyear in maglia bianca, Gabetti in maglia rossa. Tonon per Carfì, provano a dialogare i due. La conclusione di Carfì, pericolosa deviazione provvidenziale di Ferrara, poteva mettere in crisi Davi. E comunque questa la prima occasione di questa sfida. Staffini ci ha provato e poi il vantaggio improvviso di Goodyear, l'errore di Carfì e la rete del numero 8 Ferrari. Dunque al quinto minuto, a sorpresa, Goodyear è avanti di uno. Anche senza Diana i ragazzi passano in vantaggio. Il pareggio immediato, sesto minuto. Mantovano, ora Naizza, botta e risposta fra il quinto e il sesto. Mantovano va via bene sulla fascia sinistra, salta due avversari, poi pallone in mezzo per Naizza ed il vantaggio di Gabetti, che ribalta la situazione in due minuti. Grande assolo di Mantovano e rete di Naizza questa volta. 2-1 al settimo minuto. Poi Carfì, Costantino, Tonon, ancora Costantino. Prova sulla fascia, buona il pallone per Tonon. Davi con i piedi, dice cobra, di no a Matteo Tonon. Il cobra. All'ottavo minuto, anzi nono. Passata in svantaggio poi con la rete di Mantovano e Naizza. Ora proprio Naizza va via e chiama la grande risposta Davi. Salvatore da lì. Al dodicesimo minuto poi Costantino sfiora. Schemi su schemi per Gabetti. Il gol. Ora Naizza, spazio sinistro. Sfiora il palo, il sinistro di Naizza al tredicesimo minuto. Mamma Tonon, che dirompenza. Attenzione, libero Mantovano, riceve, ma sbaglia con il sinistro e chiede scusa al compagno. Ma Goodyear rimane in partita e allora ancora può succedere di tutto. Attenzione a Staffini, sinistro, rete! Il gol di Staffini che batte Tonon dalla distanza. 2-2. Forse l'assenza di Tonon Matteo che si è fatta sentire in questo caso. Eccoci collegati per i secondi 20 minuti di gioco. 2-2 fra Gabetti e Goodyear. Goodyear che è riuscita a trovare il pareggio proprio in chiusura con Staffini. Ora inizio. Non ha inquadrato la porta, ora la torre. Tonon. È un buon, però una buona ripresa da parte di Goodyear, è ripartita bene in campo con uno spirito di fare una buona. Attenzione, Staffini, rete! La palla nell'angolino, Staffini! La sua doppietta, 3-2 Goodyear, che torna in vantaggio al terzo minuto. Goodyear in vantaggio. Calcio di punizione affidato a Carfì, il destro sulla barriera. Carfì! Davi si supera.
Ferrara all'indietro per De Mitri che rischia tanto sulla pressione di Carfina. Izza 3 a 3 Gabetti. Attenzione, la palla dentro di Staffini per Diana. Ma pure allora Staffini, bene il suo lavoro di Staffini. Palla alta. Ma glielo dico anche. Carfi si libera e poi il diagonale fuori di un soffio. Ottimo l'intervento di Staffini. Ecco Diana. Diana, la conclusione di Diana e la grande risposta di Tonon Domenico. E ora ci sono errori da una parte e dall'altra. Tonon. Per Naizza e c'è la rete, l'assistito non per Naizza al 14° minuto. Gabetti trova il nuovo vantaggio. Ora Staffini, ancora il sinistro, ottimo Tonon con i piedi. Costantino poi ancora per Naizza e la chiude Naizza. 5-2 Gabetti, 5-3. Siamo con Mantovano, allenatore e giocatore di Gabetti, la sua prima partita e sarà un caso, ma è arrivata anche la prima vittoria di Gabetti, i primi 3 punti. Oggi c'è stato tanto impegno, a parte il mio rientro, i ragazzi si sono comportati bene, eravamo contati come al solito, però c'era molta voglia di vincere, oggi c'è stato assolutamente. È stato importante essere in campo perché sentivano tutti la mia mancanza, quindi sicuramente ha dato qualcosa di più, però il resto l'hanno fatto loro, bravissimi. Dunque buona la prima, giocherai anche la seconda immagino? Se la gamba tiene sì, vengo adesso da un infortunio al collaterale, se riesco a stare in piedi volentieri, va bene. Molto volentieri, in bocca al lupo, grazie, credi. Eccoci qua con Diana, autentico bomber, ma questa sera... portare io la bandiera di Goodyear per questa, dire. Siamo la bandiera della pace, no bomber, cosa è successo questa sera? Cosa vuoi che ti dica? È successo. Sconfitti 5-3, ve la siete giocata per la fine. Però rotazioni troppo lunghe secondo me. Siamo... cambiate troppo spesso, 3 minuti, 4 minuti. E come hai sottolineato tu in campo, hai detto ragazzi, io devo prendere il ritmo. Cioè, non puoi ogni 3 minuti uscire, cioè, come fai a giocare? Lo sai meglio di me, cioè, certo, devi un attimino prendere le misure, insomma, il tempo. Da parte tua comunque eri troppo nervoso. Sì, ti nervosisci perché comunque non... Primo non riesci a dare l'apporto che devi dare alla tua squadra, dove anche perché uno tengo, come te lo sai, che noi alla stima che abbiamo nei tuoi confronti, tu e Staffini siete due che spiccano più o meno della vostra squadra, se uno dei due manca poi la squadra fa ancora più forza, fatica di quella che già... Poi è normale, ti ripeto, troppi cambi, cioè non riesci a trovare le misure in campo che giustamente, perché dobbiamo giocare tutti per l'amor di Dio, però non riesci a gestire quello che è la partita. Chiudiamo con una battuta, questo pallone in campo in solito si dà a quelli che fanno 3 gol, noi te l'abbiamo dato a te perché te ne sei mangiati 3 e me li ha parati 3 e due me li sono mangiati. Grazie bomber, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, crepi.